Francesca Florio, già le dico con molto piacere che voterò no. Ho 21 anni e non ho un contratto di lavoro stabile. Se non lavoro, chi mi aiuta a affrontare le spese universitarie? Cara Francesca, le auguro di cuore di trovare prestissimo un lavoro. Noi siamo arrivati qui, lei aveva 18 anni e probabilmente non ricorda come stavano le cose. Se lei ha deciso di votare no, in bocca al lupo. Mi piacerebbe che si votasse sì o no sulla base del quesito. Il premier Renzi che risponde ad una ragazza che non trova lavoro con le riforme costituzionali è un premier che prende in giro i cittadini italiani, perché queste riforme, se dovesse passare il sì, non risolveranno i problemi della disoccupazione, del problema di arrivare a fine mese per le famiglie e dei pensionati minimi. Questi problemi si risolvono con leggi ordinarie. Quei 100 che vanno al Senato ve li scegliete voi, contenti voi, contenti tutti. E su questo a smentire Matteo Renzi è la sua stessa riforma costituzionale, perché nel testo della riforma che lui ha firmato c'è scritto: i consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e Bolzano eleggono i senatori tra i propri componenti. Ora, loro dicono che faranno una legge elettorale del Senato con la quale concederanno ai cittadini il diritto di voto al Senato. Mi devono spiegare come faranno se nella Costituzione, nella loro riforma costituzionale, c'è scritto che il nuovo Senato se lo eleggeranno tra consiglieri regionali e consiglieri delle province autonome di Trento e Bolzano. Quindi una cosa è certa e c'è scritta nella loro riforma: noi non potremo più votare il Senato, ma non aboliranno il Senato, aboliranno la scheda elettorale con la quale abbiamo sempre votato. Beppe Grillo è venuto a Firenze lunedì, ha fatto un assegno da 80 milioni, ha detto: in 6 anni con le indennità gli eletti 5 Stelle in tutta Italia, tantissimi, hanno restituito 80 milioni di euro. Bravi. In 5 giorni possono restituire 500 milioni l'anno. La Ragioneria Generale dello Stato ha già smentito Matteo Renzi sui risparmi. Non si risparmieranno 1 miliardo di euro, non si risparmieranno 500 milioni di euro e il Senato continuerà a costare ancora tantissimo, 450 milioni di euro. Se volevano veramente ridurre i costi della politica, approvavano la nostra legge, la legge Lombardi, che tagliava lo stipendio a tutti i parlamentari e faceva risparmiare 90 milioni di euro. Quindi il tema è perché votare sì o votare no. Io voto sì perché voglio un paese più semplice. L'hashtag è semplice. Semplice. Chi vota sì semplifica le regole del gioco. Però lui dice che semplifica le regole del gioco, in realtà complica le regole del gioco. Dice che con questa riforma si supererà il bicameralismo perfetto. Non è vero. Il bicameralismo perfetto continuerà ad esistere, ma sarà ancora più complicato, perché ci saranno leggi che dovranno essere discusse solo dalla Camera, alcune dalla Camera e dal Senato, e chi deciderà quali leggi si dovranno discutere alla Camera e al Senato? I due presidenti, perché l'articolo 70 dice che i due presidenti si dovranno mettere d'accordo ogni volta che una legge dovrà essere discussa dai due rami del Parlamento. Facciamo un esempio: se c'è una legge anticorruzione, il nuovo Senato potrà dire: noi questa legge la vogliamo discutere e la vogliamo modificare perché qui dentro ci sono delle materie di nostra competenza. Allora succederà che il nuovo Presidente del Senato, che potrebbe essere Vincenzo De Luca, andrà dal Presidente della Camera e comincerà a pretendere di discutere quella legge. Se non trovano un accordo, si blocca tutto. Non è sicuro neanche che possano andare alla Corte Costituzionale a discutere di quale sia la Camera che debba discutere questa legge, facendo piombare il Parlamento nel caos. Che questo referendum, trattando il futuro dei disoccupati, perché le politiche attive del lavoro riguardano i disoccupati, trattando del futuro della sanità, perché il titolo quinto tocca la sanità, trattando le spese che vengono risparmiate dai costi della politica, trattando, attenzione, la stabilità anche economica del paese. A parte quello che abbiamo già detto e che smentisce Matteo Renzi sulla questione delle politiche del lavoro, questa riforma si illude che prendendo le competenze delle regioni in materia lavorativa, che in questo momento sono in mano al PD, perché la stragrande maggioranza delle regioni sono in mano al PD, prendendo quelle competenze e portandole a Roma risolverà il problema delle politiche attive del lavoro. Allora diamo una notizia a Matteo Renzi: non è che prendendo il lavoro dal PD regionale e portandolo al PD di Roma si risolve il problema del lavoro in Italia.
Il vero problema è che in questo paese muoiono 280 imprese al giorno. Le nostre piccole e medie imprese hanno oltre il 50% di tassazione e allo stesso tempo siamo uno dei paesi più corrotti d'Europa. Se veramente vuole risolvere il problema della tassazione sulle imprese, faccia una seria legge anticorruzione, se Verdini e Alfano gli danno il permesso, quelli che gli hanno votato questa riforma, cominci a togliere i soldi dai costi della corruzione per lo Stato e li metta in abbassamento delle tasse alle piccole e medie imprese e vedrà che nasceranno nuovi posti di lavoro e non ci sarà bisogno di spendere 16 miliardi di euro col Jobs Act per drogare il mercato del lavoro e aumentare la precarietà e i licenziamenti. Lo stesso vale per la sanità, su cui mente spudoratamente, perché le competenze della sanità resteranno a livello regionale, resteranno nelle mani dei politici regionali che le utilizzano come un bancomat le sanità regionali. Lo abbiamo visto con De Luca. De Luca, dopo aver invitato al voto di scambio per il sì in Campania, è stato premiato con un emendamento in una notte qui in Parlamento come commissario regionale della sanità. Che cosa significa? Che continuerà a nominare i suoi uomini come dirigenti della sanità campana. E come si fa in Campania, si fa nel resto delle regioni. Se veramente Matteo Renzi e Beatrice Lorenzin, che parlano sempre di sanità più efficiente quando parlano di questa riforma, vogliono risolvere i problemi della sanità in Italia, tolgano la possibilità ai politici di nominare i dirigenti della sanità e questo si fa con legge ordinaria, non serve una legge costituzionale. Ora, a me piacerebbe discutere di questi temi direttamente con Matteo Renzi, non dovendolo smentire a mezzo video come stiamo facendo in questo momento. Forse è per questo che si rifiuta di confrontarsi con noi in un dibattito televisivo. Manca poco al referendum del 4 dicembre, è ancora in tempo per confrontarsi con noi sui temi della sua riforma. E se non ha paura di essere smentito, se non ha paura di fare una figura barbina, scelga lui il luogo e il giorno e venga a confrontarsi con noi dopo essere scappato per tutta la campagna referendaria.